is fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Buy that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Buongiorno a tutti. Allora, questo è il look che vedrete oggi ed è un mi preparo con voi mattutino. Infatti oggi lavoro vicino casa, poche occasioni in un anno, però diciamo che oggi lavoro proprio sotto casa, quindi non prendo manco la macchina. E niente, ho utilizzato l'intera collezione Gold Dust di Nabla, così come mi avete chiesto. Ve l'ho fatta vedere tutta swatchata, vi metto il link da qualche parte. E adesso questo è il risultato che mi è venuto stamattina. C'è da dire che l'ombretto che ho utilizzato, che è molto molto particolare, che è questo bellissimo rame oro, è comunque un po' pieno di brillantini, quindi vi consiglio di non fare come ho fatto io, ma di fare la base successivamente in modo che possiate comunque rimuoverli. Io adesso dovrei con lo scotch tirare via il tutto, però vado di fretta, a me non danno tanto noia, però in linea generale a chi dà noia fate la base successivamente, poi pulite la base e truccatevi. E niente, io spero che questo look vi piaccia, vi lascio al video. Inizio con idratare la mia pelle con la voce da trans, ma no, con la Defense Tolerance Gentle Cut, è uscita troppo. Beh, mi è uscito Giorgio qui sotto, un po' male. Ricordate di mettere sempre la crema idratante, perché altrimenti la vostra pelle prende l'acqua dal fondotinta. Idrato il mio contorno occhi con la crema, questa di Kiko, è un antiocchiaie, antiburro. Non so se è normale, ma quando la applico prima ho una sensazione di piacere, anche dovuta all'applicatore che è in ferro ed è rinfrescante. Però poi c'ho una sensazione di pizzicore. Voi, se avete questo prodotto, lo avete anche voi. Ho già fatto una pettinatura, si può chiamare così. Dietro li ho croccati con la pinzetta, quindi non vi immaginate la pettinatura. E questo è uno di quei accessori salva capelli. Io li compro spesso anche da H&M, mi piacciono un sacco. Dovrei fare queste sopracciglia, però fate finta che non li vedete. Applico questo fondotinta, che direte voi ma cos'è? Fondotinta bioattivo Age Defense della Liquid Flora nella colorazione 3. Devo dire che mi sta piacendo molto, infatti cioè, mi sono anche complimentata con l'azienda perché ha una durata pazzesca, ok? Poi una buona coprenza, si asciuga rapidamente. L'unica cosa, non dovete mettere troppa crema sotto, perché comunque di base è già idratante, ma comunque non abbastanza idratante per non mettere la crema, cioè non è una crema colorata, è sempre un fondotinta, quindi la crema sotto va messa. Però veramente molto bello. Devo dire che comunque la mia pelle sta molto meglio, fortunatamente. Ok, vedete, questo è il risultato finito. Vado a correggere le mie occhiaie con l'anti-age di Maybelline nella colorazione light, però ne metto poco perché altrimenti faccio l'occhio a panda. Ho questo pennello che amo di La Neve Cosmetics, ne ho comprati due perché mi piace tantissimo, perché è morbido e nonostante sia morbido
e ha una giusta misura per sfumare il correttore. Successivamente, per un contouring veloce, vado con la Contour Mania, sempre di Nive. Facciamo tutto con le dita, perché Simona si è dimenticata come al solito il pennello. Applico il contour anche sotto l'arcata. Adesso incipro tutto con la cipria Drama Matte di Nive Cosmetics, quella della nuova collezione, con il pennello 160 di Makeup Forever, che è morbidissimo e lo adoro, veramente fantastico. Non so ancora quello che faremo sugli occhi, sarà un trucco un po' simile a quello che ho postato l'altro giorno, perché non mi va di ripetere gli stessi trucchi, quindi non so che farlo utilizzare. Diciamo che nel look che ho postato su Instagram e Facebook ho utilizzato quello più chiaro, però visto l'abbigliamento io andrei con questo più scuro. Ieri l'ho applicato e questo più scuro c'ha una durata pazzesca, però vi consiglio di metterne veramente poco perché è molto più pigmentato. Come illuminante applico Luna, che è questo ombretto bellissimo che ha fatto Nabla in questa collezione. E metto un pizzico di primer Potion sugli occhi. Applico lo stesso ombretto di prima, cioè Luna, su questa parte iniziale dell'occhio per dare il punto luce super blu, non c'è fuoco. Poi a seguire vado con Danae, che è questo bellissimo ombretto oro rame pressato, che però non applico con i pennelli ma applico con le dita, perché secondo me è un'applicazione migliore. Cioè, è pazzesco. Con un pennello pulito vado a sfumare i bordi e a portarmi anche questo color champagne verso il marrone. Allora, questa è la prima volta che lo metto con voi questo ombretto ed è, non lo so, cioè è bellissimo. Poi vado con Ludwig, che è quest'altro rame. Vado prima con questo e poi con Paprika, perché allora, a parte che è metallizzato questo, che tecnicamente nella piega non andrebbe messo, però è di una tonalità più scura di questo, quindi mi aiuta nella gradualità. E poi tutto sommato diciamo che non è quel metallico che infastidisce nella piega, cioè non è un brillantinato, quindi va benissimo. Quindi con uno applico e con l'altro sfumo. Ricordatevi che per fare questo tipo di sfumature nella piega avete bisogno di due pennelli da sfumatura. Vedete, comunque non è metallizzatissimo. Diciamo che questo look, oltre a essere perfetto per le feste, può essere abbinato a qualsiasi tipo di rossetto: rosso, vinaccia, color carne, marrone. Ho dato anche una forma un po' più allungata ed adesso vado col pezzo forte della collezione, ossia questo eyeliner oro. Faccio una bella riga perché poi dopo all'attaccatura vado comunque con l'eyeliner nero, perché siccome stiamo facendo una riga con un colore chiaro, se non mettiamo un'intensificazione tra le ciglia sembrate, cioè lo sguardo non è abbastanza intenso. Ha dei riflessi rosa pazzeschi.
Nel frattempo che l'eyeliner si asciuga, voglio riscaldare di più il trucco, quindi vado con Paprika, quest'altro che è bellissimo, ed è un opaco, mi avete chiesto se assomiglia al narciso, non è uguale al narciso perché c'ho il narciso, è un po' più chiaro, quindi io lo applico, vedete, proprio così, per dare un effetto più caldo del tutto. Voi sapete che io, diciamo che sono un po' impicciosa col trucco, quindi mi piace tanto questo trucco, però voglio dare intensità qui. Come? Lo vado a dare con il nero dalla palette Naked Basic. E ce ne vuole poco, poco, poco. Solitamente lo faccio successivamente perché vedo già dov'è la piega dell'occhio dopo l'eyeliner. Questo pennello, che è il 221 di MAC, è fantastico perché ha una forma più piccola del classico pennello da sfumatura e mi permette di fare questa cosa. E poi vado con l'eyeliner, che è quello nero di MAC Chromaline, cioè quello lì che sta solo nei MAC Pro, e mi trovo molto meglio del Black Track, che è un pochino più morbido, più fluido, e vado solo all'attaccatura della ciglia. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Allora, poi prendo poco sempre di luna, lo applico qui. E poi vado con lo stesso rame, questo qui, a bordare un po' la rima inferiore. Applico un bel casale all'interno nero, questo è di Kiko ed è quello in gel. E sporco anche un po' le ciglia inferiori. Guardate, quando utilizzate colori così rossicci, di mettere sempre qualcosa all'interno della rima, che altrimenti sembrate, cioè sembra che avete avuto un cazzetto nell'occhio, perché questi colori molto rossi fanno altro che mettere in evidenza il rossore della tinta. Abbondante mascara, metto sempre lo stesso, anzi l'ho ricomprato, lo Sculpt volume di Kiko. Abbondo perché andrebbe la ciglia finta qua, perché con la doppia riga dell'eyeliner le ciglia si nascondono. Metto anche la matita sopra. E poi vado con Uranus di Nabla, sempre, che sono le mie matite preferite, lo sapete. So baby pull me closer in the back seat of your robe that I know you can avoid. Ho lavato i denti e per questo look, diciamo, non voglio eccedere troppo sulle labbra, perché ho sbagliato a prendere il rossetto. Comunque gli occhi sono belli intensi, sono luminosi, sono eleganti, non voglio appesantire anche le labbra, quindi andrò ad applicare il rossetto più nude della collezione, che è Bye Bye Beardy, che è questo bellissimo albicocca, che sta benissimo anche alle olivastre. Prima definisco le labbra con la matita Magnolia di Neve. È bello anche questo colore, eh? From your roommate back in Boulder, we ain't never getting older. Ultimo tocco è spruzzare questa Eau de Beauté, cioè l'acqua di bellezza, Eau de Beauté. No, è francese, ragazzi, non ho mai studiato il francese. Non che l'inglese lo sappia bene, però meglio. Giuro, è una cosa unica quest'acqua. Ve ne ho già parlato in un video, quindi andatelo a vedere, cioè in un top flop ultimo. Veramente bella, bella, bella. E niente, questo è il look finito. Lo possiamo considerare un look per le feste. Quindi io spero vi piaccia.
A me piace molto, bello, intenso, elegante, bello. Io vi do un grosso bacio e ci vediamo domani con un altro video del calendario dell'avvento. Un bacio e fatemi sapere se vi è piaciuto il look e cosa acquisterete di questa collezione. Ciao!